Visitare la Butterfly House ad Olmedo, a qualche chilometro da Alghero, significa immergersi completamente nell'atmosfera di una vera e propria foresta pluviale, abitata da farfalle e altri insetti esotici, liberi di volare tra i colori e i profumi di una vegetazione tipicamente tropicale, dove è possibile toccare con mano la bellezza della biodiversità. Benvenuti alla Casa delle Farfalle di Olmedo. La Casa delle Farfalle è una biosfera subtropicale che ospita numerose farfalle provenienti dai paesi tropicali. Ha uno scopo quindi non solo ricreativo ma anche didattico. Infatti c'è la possibilità quindi di osservare il ciclo delle farfalle e soprattutto di poter apprendere la loro importanza dal punto di vista ambientale. Questa è l'unica biosfera della Sardegna in cui volano e si riproducono diverse centinaia di farfalle tropicali. Un ecosistema fragile ma ben organizzato, dove coabitano anche diverse specie esotiche, dalle variopinte cocorite agli insetti stecco fino ai cangianti coleotteri. La biosfera unica in Sardegna è organizzata in maniera tale che il visitatore possa ammirare oltre appunto le farfalle, ma possa vedere anche tutto il ciclo completo della vita delle farfalle. Quindi sono presenti delle zone, anzi delle piante possiamo dire particolari, che sono specifiche per alcune delle specie che abbiamo nella nostra biosfera, dove una volta che le farfalle si accoppiano vanno a deporre le uova, quindi si possono vedere appunto le uova sulle foglie, si possono vedere anche i bruchi che sono appunto nati dopo circa una settimana dalla chiusura dell'uovo, che stanno mangiando le foglie. Quindi le piante sono in quella condizione perché appunto i bruchi, essendo molto voraci, mangiano in maniera abbastanza importante. La Butterfly House ha realizzato la struttura con sistemi interamente green, ha ridotto consumo idrico e con materiali provenienti da dismissioni di aziende florovivaistiche del territorio. E anche il percorso didattico accompagna il visitatore verso questa nuova consapevolezza del rapporto uomo-natura. Chi viene a visitarci, la prima domanda che ci fa è: che cosa sono le farfalle? Che tipo di animale sono? Le farfalle sono insetti, forse tra i più belli, ma sono comunque insetti e anche loro quindi hanno delle antenne, hanno delle zampe e soprattutto delle ali. Molto particolare è la bocca delle farfalle, che ha anche un nome appunto particolare, che si chiama spiritromba. E quando non viene utilizzata per mangiare è arrotolata proprio a formare una sorta di spirale. Quando invece le farfalle devono mangiare, la loro spiritromba viene distesa proprio come se fosse una cannuccia, tant'è che a volte viene anche detta quasi impropriamente proboscide. Ci sono delle domande che frequentemente ci fanno i nostri visitatori. Una di queste è: che cosa mangiano le farfalle? La gran parte delle farfalle mangia il nettare dei fiori, è per questo che anche da noi li osserviamo spesso nei campi fioriti e nei nostri prati. C'è da dire che le farfalle tropicali, oltre al nettare dei fiori, mangiano anche la frutta molto molto matura e quindi diciamo comunque sostanze zuccherine. Solo una piccola parte delle farfalle si nutre per esempio del polline dei fiori. Tra le tante curiosità dei nostri visitatori c'è la durata di una farfalla. Il suo ciclo vitale inizia dall'uovo, che viene deposto dall'adulto sulle foglie delle piante. Dalle uova, dopo circa una settimana, nasceranno i bruchi. Il bruco è l'unico stadio della farfalla che, nutrendosi, cresce di dimensioni. Il bruco si nutre delle foglie delle piante e ha una vita media di circa una settimana, ma anche fino a un mese. E una volta diventato di considerevoli dimensioni, il bruco forma la crisalide all'interno della quale avviene una vera e propria metamorfosi. E quindi il bruco si trasforma in quella che noi conosciamo come farfalla adulta.
Ed è così che il linguaggio della scienza, della natura, parla anche ai più piccoli, un mondo di emozioni dove i bambini si ritrovano immersi nel mesocosmo per vivere un'esperienza unica e indimenticabile. Vi è piaciuta la visita qua alla Casa delle Farfalle? Sì!